della Camera dei Deputati, quindi andiamo in onda da questo momento. Do quindi la parola al professor Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università Sorosola Benincasa di Napoli. Prego professore Frosini, a lei la parola. Grazie Presidente, grazie a lei e alla Commissione per l'invito a partecipare a questa indagine conoscitiva e do subito un'attestazione di riconoscimento per aver voluto intraprendere questa indagine e poi so che ne seguirà anche un tavolo tecnico ai fini di un'ipotesi di elaborazione di progetto di legge. Come sapete il tema della rappresentanza degli interessi delle lobby è nell'agenda parlamentare da diverse legislature. Si è quasi certe volte arrivati sul punto D, ma poi alla fine non si è riusciti ad approvare la legge. Speriamo, io mi dichiaro subito favorevole a un'ipotesi di normazione che regoli le lobby nel nostro ordinamento e auspico che in questa legislatura, soprattutto per impulso della prima commissione del suo presidente, si riesca appunto. Io ho depositato un testo che ho già mandato alla commissione, al quale ovviamente faccio rinvio, dove cerco un po' di dire alcune mie impressioni su questo tema. Qui molto rapidamente, stando perciò nei tempi, sottolineo, evidenzio alcuni passaggi. Uno sulla rappresentanza degli interessi, no? Perché che cosa si intende? Poi ovviamente il legislatore dovrà chiarire queste definizioni, che cos'è il rappresentante degli interessi, che cos'è la rappresentanza degli interessi. Vorrei provare a darvi una suggestione. Sapete che c'è la rappresentanza politica che si declina principalmente ma non esclusivamente nella rappresentanza parlamentare. Direi che la rappresentanza degli interessi è una delle declinazioni della rappresentanza politica, cioè vengono portate le istanze di coloro i quali in qualche modo contribuiscono allo sviluppo della società civile attraverso i loro settori di interesse nel quale operano e in questo modo favoriscono chi? Il decisore pubblico, ovvero il rappresentante parlamentare. Quindi direi la rappresentanza degli interessi come un succedaneo, come una integrazione della rappresentanza politica e non un qualche cosa di alternativo o addirittura di nemico della rappresentanza politica. Quindi, primo aspetto, rappresentanza degli interessi entra nel contesto della definizione e del dispiegamento dell'effettività di funzionamento della rappresentanza politica. Secondo aspetto, e in questo caso è molto significativo e importante, il profilo, comparato, cioè andare a vedere come altrove. Ebbene, tutte le democrazie che vorrei chiamare stabilizzate, cioè quelle democrazie dove ormai c'è un consolidamento del funzionamento delle istituzioni costituzionali, hanno una legge sulle lobby, a partire ovviamente dalla prima forse democrazia, se vogliamo mettere in disparte il Regno Unito, cioè gli Stati Uniti d'America, dove c'è una legge ovviamente che regola il fenomeno lobbistico e che addirittura è protetto sotto l'ombrello della Costituzione, di cui al primo emendamento il freedom of speech. Ci sono anche pronunce della Corte Suprema che riconoscono che il diritto alla libera espressione consente l'attività di lobbying quale diritto di poter contribuire attraverso le proprie competenze e conoscenze a far sì che il decisore possa assumere il provvedimento migliore o comunque più adatto per la regolazione di quel specifico settore e interesse. Allora, un altro punto, e venga al terzo punto, ma ripeto, poi nel testo cerco di spiegarle anche queste cose. Terzo punto che mi sta a cuore e che naturalmente in maniera ovviamente così molto modesta mi permetto di segnalarlo all'attenzione del legislatore parlamentare è di fare una legge che sia una legge promozionale. Perché vedete, questo è un problema ormai di cui è bene che il legislatore avverta il senso e il significato. La legge non è più, come la si pensava un tempo, un atto volto a sanzionare, a reprimere, a comprimere, a limitare, ma una legge deve servire soprattutto in un periodo storico come questo, dove abbiamo bisogno di sviluppo, di crescita, di progresso, deve servire a promuovere le situazioni.
ovvio, tenendo conto poi di chi incorre nella violazione delle regole, quindi in ipotesi sanzionatorie, ma la finalità deve essere promuovere. Allora la mia proposta, che sottoponga all'attenzione di questa commissione, è una legge di tipo promozionale e non repressiva, e che questo sia frutto di un approccio rispetto al tema delle lobby che non è, come tendenzialmente diciamo appare sulla cronaca giornalistica, come un diciamo le lobby quali associazioni di malaffare che lavorano nell'ombra, che cercano di influenzare, influire sul decisore attraverso diciamo comportamenti non solo illegali, illegittimi, ma talvolta anche in violazione del codice penale. Le lobby hanno, e questo appunto come funziona in gran parte delle democrazie occidentali, le lobby servono, aiutano il legislatore. In fondo, che cos'è anche un'indagine conoscitiva se non sentire l'opinione di chi ha competenza su quella materia in modo tale da contribuire? Poi sarà il legislatore ovviamente a trarne le conseguenze, a valutare se quello che è stato detto è meritevole di essere preso in esame oppure no. Allora da qui l'idea di far sì che le lobby abbiano un ruolo all'interno diciamo dell'attività decisionale pubblica, e che questo gli venga riconosciuto e non venga compresso. Non bisogna avere paura delle lobby, perché se tu ne hai paura e le vuoi comprimere, è chiaro che poi è chiaro, è possibile che tendenzialmente finisci col favorire anche un'attività di tipo illecita. Invece se tu le riconosci, le rendi trasparenti, allora è possibile che il loro concorso alla produzione degli atti che abbiano a che fare con quelle tematiche di cui loro hanno necessariamente una competenza, perché ci lavorano quotidianamente. E poi diciamoci la verità, e chiudo Presidente, le lobby esistono in Italia, cioè qui si tratta di fotografare dal punto legislativo ciò che di fatto c'è. Ma sappiamo tutti benissimo che tutte le aziende piccole, medie e soprattutto grandi hanno l'ufficio relazioni istituzionali, perché così si chiamano gli uffici. Che cosa sono se non degli uffici diciamo che hanno il compito di curare i rapporti con i decisori pubblici, sia a livello regionale per quanto riguarda la legislazione regionale, sia a livello statale per quanto riguarda la legislazione diciamo nazionale, e così pure anche l'attività normativa diciamo di fonte inferiore, come possono essere anche gli atti di emanazione governativa. E allora qui si tratta soltanto di, come dire, rappresentare in maniera legislativa una situazione che già c'è, e immagino che a questo servirà anche il tavolo tecnico che lei Presidente ha voluto in qualche modo immaginare, affinché si possa aggiungere alla predisposizione di un testo da sottoporre eventualmente all'approvazione del Parlamento, con il registro. Cioè ci sono tutta una serie di cose che poi magari ora ve le risparmio, mi limito soltanto a queste considerazioni, ma insomma ci sono tutta una serie di technicalities che potranno semmai essere prese dagli esempi stranieri e poi portate nel nostro ordinamento, a condizione che ci sia diciamo la sostenibilità normativa, perché non basta prelevare e trapiantare, ma bisogna poi considerare alcune problematiche tipiche dell'ordinamento nel quale si vuole inserire quella norma proveniente dall'esterno. Grazie. Grazie a lei, professor Frusini. Sì, ovviamente la comparazione con gli altri ordinamenti, con gli altri paesi, è fondamentale. Do quindi la parola a Ida Angela Nicotara, che è collegata con noi da remoto, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Catania. Prego anche a lei la parola. Grazie Presidente, mi sentite? Perfettamente, vada. Grazie a lei per avermi coinvolto in questa indagine conoscitiva e alla Commissione Affari Costituzionali della Camera. Il tema della rappresentanza degli interessi, il tema delle lobby, come è stato già detto dal collega Fosini, è un tema di cui il Parlamento italiano ha provato ad occuparsi ormai da tempo, da decenni. E fra l'altro anche a livello internazionale e sovranazionale si chiede all'Italia di dotarsi di una legge sulla rappresentanza degli interessi. Penso innanzitutto alla
al gruppo di stati contro la corruzione, il GREGO, che appunto chiede all'Italia l'impegno ad una legislazione di questo tipo. In Italia esistono in effetti delle normative che si occupano di rappresentanza di interessi, alcune regioni come il Molise, la Toscana, la stessa Sicilia hanno al loro interno norme di questo tipo che sono poco o per nulla attuate. La Camera dei Deputati dal 2016 ha un registro per l'attività della rappresentanza di interessi, ma quello che oggi penso si voglia cominciare a ragionare sull'idea di una legge organica, di una legge generale che si occupa di questo tema. Ora, rispetto alla proposta di programma che la Commissione ci ha fornito, ci sono alcuni elementi che occorre approfondire. Innanzitutto il tema di che cosa si intende per rappresentanza di interessi e di quali interessi si parla. Gli interessi chiaramente non generali, interessi particolari che quindi appartengono a dei gruppi che vengono a essere portati all'attenzione del decisore pubblico, quindi interessi che non necessariamente devono essere economici, ma che sono appunto interessi settoriali e che devono partecipare della funzione legislativa, perché qui di questo si tratta in disparte al tema della rappresentanza di interessi anche rispetto a provvedimenti di carattere amministrativo. Il tema della rappresentanza di interessi è legata strettamente all'idea del principio di trasparenza nei processi decisionali, quindi alla capacità di rendere tracciabili gli itinerari che vengono seguiti, i procedimenti per arrivare all'approvazione della legge, e nello stesso tempo a una attività da parte di soggetti privati, di istituzioni private che partecipano alla formazione della legge. Ora, da questo punto di vista non vi è dubbio che l'attività di rappresentanza di interesse, le attività di lobby sono perfettamente compatibili rispetto al quadro costituzionale, ce lo dice la Corte Costituzionale, rientrano in quel diritto di partecipazione politica che tutti i cittadini hanno e che deve essere messa nelle condizioni di trovare la migliore espressione. Questa attività, d'altra parte, deve, come dire, essere delimitata attraverso un quadro di norme anche per distinguerla da un'attività che invece è lecita non è, e che è quella prevista nel codice penale abbastanza da recente. L'articolo 346 bis prevede infatti quel reato che viene definito come traffico di influenze illecite. Quindi segnare la legge, ecco, dovrebbe segnare un confine chiaro tra ciò che è lecito e ciò che è lecito non è. È importante sottolineare come l'esigenza degli stati moderni, e quindi anche l'esigenza dell'ordinamento italiano, è fare in modo che gli interessi particolari possano trovare voce all'interno del Parlamento, o comunque nelle sedi di decisione politica. Per fare questo occorre una legge che incentiva evidentemente a rendere, diciamo, trasparenti, note, conoscibili gli interessi che vengono appunto selezionati e che vengono poi rappresentati, anche chi si fa rappresentanza di questi interessi. E perché la legge abbia una finalità appunto incentivante rispetto alla idea di rendere noti coloro che interloquiscono con le istituzioni pubbliche, la legge deve avere un carattere, dal mio punto di vista, a maglie larghe, quindi pochi obblighi, solo quelli che servono a definire la persona che è
rappresentante di interessi, indicare chiaramente che questi soggetti non abbiano delle condizioni che impediscono una attività trasparente, perfettamente conforme alle norme del diritto. Mi riferisco al fatto che la legge dovrebbe prevedere un principio che riguarda l'assenza di condanne in reati come quelli contro la pubblica amministrazione. Mi riferisco al fatto che colui che rappresenta gli interessi debba, come dire, essere collegato ad una norma che stabilisce il cosiddetto divieto delle porte girevoli e quindi un periodo di raffreddamento fra un incarico politico ed eventualmente un'attività di carattere lobbistico. E dall'altra parte l'incentivazione attraverso una legge che si occupa di rappresentanza di interessi deve avvenire con degli aspetti di agevolazione di questi soggetti. Mi riferisco alla possibilità del lobbista di frequentare, di accedere alle sedi, ad esempio, della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica. Mi riferisco alla possibilità, di questi soggetti di accedere anche alla documentazione rispetto a quel particolare settore, a quella particolare materia che è appunto nell'interesse del lobbista, cioè trovare un meccanismo che incentivi questa, diciamo, iscrizione nel registro. Ma davanti a chi? Cioè, chi sono i decisori pubblici? Sono solo i decisori politici? Penso che l'ambito di riferimento del decisore pubblico debba essere allargato, quindi non solo ai decisori politici, quindi i parlamentari, i ministri, i sottosegretari, ma andare anche a individuare altri soggetti, altri organi. Mi riferisco ai vertici, ad esempio, delle autorità amministrative indipendenti, alle figure apicali della pubblica amministrazione, cioè a tutte quelle figure che in qualche modo contribuiscono al processo decisionale, proprio perché proprio il rapporto tra chi decide o chi concorre alla decisione, che sia una legge o un atto amministrativo, e il rappresentante degli interessi, è poi l'aspetto, diciamo, saliente della disciplina. Si individua, si sottolinea nella proposta di programma anche il tema di accompagnare il registro dei lobbisti, quindi l'iscrizione del rappresentante di interessi all'agenda. L'agenda ha un altro strumento che già esiste in alcune, per esempio, amministrazioni indipendenti, penso al regolamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che vige dal 2019. Ebbene, in quel regolamento della rappresentanza di interessi esiste sia il registro che l'agenda, e l'agenda deve indicare il nome del rappresentante di interessi, il nome del decisore pubblico con il quale lo stesso viene a contatto, il luogo dell'incontro e anche una sintesi di quanto è stato detto proprio in quel particolare contesto. Ora, qui si pongono evidentemente per la pubblicazione di questi dati, che poi sono pubblicazioni tramite internet e quindi accessibili a tutti, cioè senza alcun ostacolo nella conoscibilità, si pone un problema anche di privacy e quindi di tutela dei dati personali. Ecco, si potrebbe ovviare, se si volesse immaginare una legge che ha sia il registro che l'agenda degli incontri, a una previa informazione da parte del decisore pubblico del fatto, quindi una previa informazione al rappresentante di interessi,
del fatto che quelle attività e quell'incontro verranno poi appunto rese pubbliche. Si pone anche il tema di chi deve verificare che quanto stia scritto nel registro, che quanto appaia rispetto alle notizie che vengono immesse nel registro da parte del lobbista rispondano al vero, e quindi eventualmente sanzioni per chi non rispetta le regole della relazione istituzionale. Ecco, in questo caso mi sembra che le opzioni siano due: la prima, di riservare questo compito e quindi la tenuta anche del registro a un'autorità indipendente, in particolare si è parlato anche in disegni di legge precedenti della tenuta del registro da parte dell'AGCOM, e quindi anche della possibilità di irrogare sanzioni nel caso di violazione delle regole, ovvero davanti a una struttura governativa. Ora, io ritengo che la soluzione migliore sia quella di fare in modo che sia un'autorità indipendente a svolgere questo ruolo, non fosse altro perché alcune di queste, l'AGCOM ma anche l'ANAC, hanno proprio il compito di rendere le relazioni istituzionali, le relazioni pubbliche trasparenti e quindi legate non soltanto a un'idea della conoscibilità ma anche all'idea della concorrenzialità, cioè tutti i soggetti portatori di interessi non generali devono avere accesso al decisore pubblico, alla possibilità di portare avanti quell'analisi, quella documentazione, quell'interesse, proprio perché la legge oggi è il frutto di una mediazione non solo possibile ma direi necessaria fra tutti gli interessi, quindi interessi pubblici e anche interessi privati, cercando di sacrificare il meno possibile gli interessi privati e facendo in modo che la partecipazione al processo legislativo diventi un aspetto reale, così come d'altra parte chiede la Costituzione, che vuole il decisore pubblico, il decisore politico, come colui che appunto seleziona gli interessi e quindi che decide sulla base di interlocuzioni che sono fondamentali con gli altri soggetti dell'ordinamento, proprio in nome di un pluralismo sociale e anche della necessità che il decisore pubblico sia nelle condizioni di conoscere e quindi di realizzare una legislazione di qualità anche attraverso l'expertise, la competenza di coloro che appunto svolgono questa attività anche come attività professionale, sì. E quindi per portare proprio questi interessi all'attenzione di chi poi dovrà decidere. Grazie. Mi fermo qui. Sì, la ringrazio, poi ci fa avere appunto questo suo contributo scritto, sarebbe molto utile. Passo adesso la parola al professore Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma III, che è qui con noi in aula prima commissione. Prego, professore. Presidente, io la ringrazio perché è sempre un onore per un accademico essere chiamato dal Parlamento per dare il proprio contributo a quella che è giustamente l'arricchimento dell'istruttoria legislativa. Tema della rappresentanza di interessi, tema antico. Io ho ritrovato anche questo scritto di Luigi Einaudi, no? Giova a deliberare senza conoscere, che nel 1955 si poneva già problemi che possono sembrare di oggi, poi lascerò tutte le citazioni. Certo, ma io lo riporto anche nella mia esperienza passata di collaboratore di governo, tante volte ti trovi anche come ufficio legislativo a dover intervenire sull'acqua o piuttosto sui microfoni e ne hai bisogno di conoscere e quindi devi fare quella che noi chiamiamo scientificamente la consultazione dei destinatari delle norme. Devi giustamente ascoltare i rappresentanti dell'acqua, del tappo, della bottiglia, quelli che la bevono, che non la bevono, e dopo che hai ascoltato tutti i rappresentanti di interessi riesci a deliberare meglio, perché giustamente li senti tutti e capisci i pro e i contro. Quindi il fenomeno non è utile, è necessario, e quindi è necessaria una legge che lo disciplini. Poi rinvio la memoria scritta su quanto questo favorisca la legittimazione, favorisca la democraticità, il senso di responsabilità, la competenza e così via. Il punto qual è?
anche venendo agli ultimi disegni di legge della scorsa legislatura, bisogna stare attenti a non creare su questo tema un'ennesima macchina burocratica. Perché creare un sistema di moduli, di certificazioni, di autorizzazioni e la privacy e l'ANAC, rischi di fare la solita montagna di carte che non ti porta a un risultato. Quindi, io veramente, sinteticamente, tanto poi avremo occasione. Il punto qual è? La legge va fatta una legge leggera, quindi non una legge che cominci a discutere lungamente di qual è l'organo competente, crei un'autority apposita, come ha detto qualcuno, su questo tema. Assolutamente no. Io ritengo, soprattutto, che forse si può cambiare prospettiva. In che senso? Le ultime tentativi legislativi si basavano sul lobbista, cioè disciplinavano l'attività che può compiere il cosiddetto lobbista, il lobbista che sarebbe poi ormai diventato una professione, no? E quindi il portatore di interessi. Ci sono anche dei corsi universitari. Dei master universitari, dei master, delle case. Post laurea e pre laurea, certo. Certo, quindi giustamente, essendo diventato professore, faremo presto anche l'ordine forse dei lobbisti a questo punto. È molto possibile. Certo, però. Tutti gli obblighi creati dagli ultimi disegni di legge riguardavano la professione del lobbista. Invece forse, e quindi li mettevi tutta una serie di adempimenti, poi cominciando a scegliere dove metti il registro, dove non lo metti, quando lo aggiorni, quando non lo aggiorni, perché sono io portatore di interessi che devo registrarmi. Invece forse sarebbe più semplice fare in un altro modo, cioè mettere questi obblighi di trasparenza e conoscenza sul decisore. Perché alla fine è vero che io lobbista chiedo, mi permetto di prendere come esempio al Presidente un incontro. Presidente, io vengo per parlarle dell'acqua minerale. Bene, ma devo essere io a iscrivermi al registro o semplicemente il decisore, il Presidente, il Ministro, il Capo di Gabinetto, il parlamentare, quando compila la sua agenda e poi la rende in qualche modo trasparente. Perché è giusto e anzi, a mio avviso, favorisce la legittimazione politica, perché io che devo, nella responsabilità politica diffusa, dire voglio votare quel parlamentare, quel ministro, però vedi, si è interessato, ha ricevuto, ha discusso e quindi ha arricchito il portafoglio di conoscenze, ha deciso meglio. Quindi forse, ma mantenendosi proprio nelle generalissime, si dovrebbe pensare a un disegno di legge che riguardi l'agenda del decisore, con obblighi di trasparenza leggeri, uniformi, perché altrimenti poi si comincia a discutere fra tutte le autorità come fare, come non fare, cosa si pubblica, cosa non si pubblica, e quindi dare questa cornice di trasparenza. Perché noi cosa vogliamo da tutto questo? Vogliamo da una parte maggiore consapevolezza della decisione, ma questa già ce l'hai perché le incontri le persone, dall'altra vuoi la trasparenza, la casa di vetro evocata da Turati nel 1907. Io mi fermerei qui. Ringrazio, molto sintetico, tanto poi avremo il suo contributo che sarà pubblicato sul nostro sito. Ovviamente condivido questo aspetto, cioè di rendere tutto trasparente e chiaro. Non so se ci sono delle domande fra i deputati presenti e collegati. L'onorevole Alfonso Colucci, prego, le do la parola. No, davvero, l'unica grazie. Cosa, purtroppo non c'è il professor Frosini che si è dovuto allontanare, quindi le domande eventualmente solo alla professoressa Nicotto o al professor Celotti. Grazie Presidente, davvero grazie per questi interventi che sono, diciamo, preziosi per l'arricchimento che comportano. E, mi pare di capire che emerga la generale visione per cui la trasparenza è l'antidoto contro le negatività del lobbismo. Ciò che ci preoccupa non è il lobbismo in sé, ma è l'esercizio oscuro delle attività lobbistiche. Invece la trasparenza quale elemento di antidoto. E a me sembra sinceramente che questa impostazione non confligga neanche col divieto di mandato imperativo previsto dalla Costituzione. Siano due elementi separati, anche se naturalmente comporta, ma i professori potranno, diciamo, arricchire queste o correggere queste mie osservazioni, una visione diversa del parlamentarismo, nel senso che andremmo verso, parlando dei parlamentari, una configurazione più anglosassone del Parlamento come centro di incontro e di scambio di interessi particolari, mentre la visione nostra del parlamentarismo di matrice francese vede in qualche modo un'astrazione del deputato una volta eletto dagli interessi particolari in quanto espressione di un interesse superiore che è l'interesse
pubblico. Non mi sembra che questo confligga con, perché questa visione è quella che poi viene normalmente posta a base dell'interpretazione della ratio del divieto di mandato imperativo. E vorrei chiedere se queste mie osservazioni sono condivisibili da parte degli esimi costituzionalisti presenti, ma vorrei anche chiedervi se mi convince anche molto questa impostazione light del fenomeno, cioè un'impostazione che non tende a costituire ulteriori autorità indipendenti con ulteriori oneri, sanzioni, istruttorie, procedimenti, impugnativi al TAR, Consiglio di Stato, no. Ma che sia una responsabilità del decisore rendere trasparente la propria agenda, agenda in senso naturalmente metaforico e simbolico, non in senso concreto, e questo mi sembra molto, molto convincente. Ma riterrei che questo aspetto non possa essere scisso da un secondo aspetto, che è quella di una puntuale disciplina del conflitto di interessi, cioè che il decisore renda non solo trasparenti gli interessi particolari che lo possono ispirare nelle proprie scelte, ma anche quelli che sono i propri interessi. E siccome noi abbiamo in questa commissione allo studio anche una proposta di legge esattamente sul conflitto di interessi, allora sarebbe interessante, signor Presidente, se questa impostazione possa essere condivisa, ma qui possiamo chiedere l'avallo degli illustri costituzionalisti, pensare che quella proposta possa essere arricchita di un'appendice che con diciamo, la disciplina puntuale del conflitto di interessi possa anche rendere trasparente l'agenda del decisore, nel nostro caso del parlamentare. Ecco, vorrei chiedere quale fosse l'opinione degli illustri professori a queste mie suggestioni. Allora, iniziamo con la professoressa Nicotra. L'unica cosa le chiedo brevità nella risposta e poi professor Celotto. Assolutamente. Allora, rispondo alle considerazioni dell'onorevole Colucci, che certamente il modo di intendere oggi il Parlamento può rappresentare una sintesi tra, diciamo, la concezione francese, no, della legge generale al di sopra di tutto, l'astrazione della legge generale rispetto a un'idea di sintesi degli interessi particolari, cioè l'idea è che la legge deve rappresentare diciamo l'esito di un percorso dialettico fra l'interesse pubblico e gli interessi particolari, cercando di sacrificare gli interessi particolari il meno possibile. In più, la crisi dei partiti fa in modo che appunto l'attività della rappresentanza degli interessi faccia riemergere queste esigenze che vengono dal basso. Con riferimento alla idea di come strutturare una legge di questo tipo, certamente io sono per la soluzione più leggera, una soluzione più leggera che, come ho detto prima, indichi le agevolazioni e la premialità a chi si iscrive nel registro rispetto a coloro che appunto non intendono farlo, anche perché questo diciamo rappresenta probabilmente il modo di meglio esplicitare l'obiettivo, cioè l'obiettivo è fare partecipare i più interessi possibile e quindi mettere al centro anche la parità di accesso e il diritto di partecipazione. Ultimo punto, il conflitto di interessi. Il conflitto di interessi del decisore pubblico, voi sapete benissimo che vi sono i codici di condotta dove emergono o dovrebbero emergere eventuali situazioni di conflitto di interesse, in modo che il decisore pubblico, insomma, renda chiara la sua posizione rispetto a taluni aspetti. Quindi mettere all'interno di una stessa disciplina legislativa il fenomeno della rappresentanza degli interessi è la regolazione del conflitto di interessi del decisore pubblico, potrebbe essere una soluzione che, come dire, tenga in piedi i due obiettivi, da una parte la trasparenza e dall'altra parte la partecipazione. Grazie, adesso chiudiamo con il professor Celotto. Sì, allora giustamente l'onorevole Colucci sposta la questione sul ruolo del parlamentare e intendere
la legge sulla rappresentanza di interessi in quella chiave più anglosassone ti arricchisce la chiave in cui hai una maggiore trasparenza e una maggiore partecipazione. D'altra parte qui mi viene da citare Emma Bonino, perché io il primo incarico governativo lo ebbi con la Bonino nel 2006 e la Bonino, mi ricordo, ci disse: bisogna incontrare tutti e ricevere tutti, male che va non li riceva da solo, si faccia accompagnare all'appuntamento, così ascolti tutti e vedi tutti. Quindi giustamente questa è la chiave, il conflitto di interessi in quella parte è l'altro pezzo per poi completare il quadro. Volete un appendice, ma proprio brevissima, prego. Sì, Presidente, grazie, non vorrei approfittare, alla professoressa. Quindi professoressa, mi pare di capire che lei, nel concordare la possibilità di aggiungere a una legge sul conflitto di interessi un appendice sulle lobby, veda gli obblighi di trasparenza da parte del decisore assolti previa l'istituzione di un registro nel quale il lobbista debba iscriversi. Cioè, pensare che ci sia un registro nel quale il lobbista si iscriva è al contempo un onere di comunicazione da parte del decisore politico della sua agenda. Questa sarebbe l'impostazione, professoressa, se ho capito bene, e grazie infinite. Sì, vado a concludere, ma telegraficamente, perché abbiamo superato il limite di tempo, prego. Assolutamente, sì, io penso questo, l'agenda ha il limite del profilo che riguarda la privacy e la riservatezza della persona con la quale si interloquisce. E l'ultima battuta, naturalmente il 67, il libero mandato parlamentare, dal mio punto di vista nulla a che fare con la disciplina della rappresentanza degli interessi, cioè rimane il pilastro, diciamo, della liberal democrazia. Sentire tutti non significa venire meno a questo principio fondamentale che alla base del nostro costituzionalismo. Beh, con questa conclusione mi pare che, come dire, avvicina anche i nostri due relatori di oggi. Io concludo, ringrazio ovviamente sia il professor Frosini, che ha dovuto allontanarsi prima, sia la professoressa Nicota che il professor Celotto. Grazie, ovviamente ci rivedremo il 5 aprile, quando chiamerò tutti intorno a questo tavolo per un tavolo comune. Grazie e buon proseguimento di serata. Grazie a voi, buona serata.